dimenticando uno. Chi ho dimenticato? Allora, in teoria è io, sì. Edwan. Eccoci. Ok. Siamo 4 F18 e un Harrier. Raga, però l'Harrier è proprio brutto, eh. 14 non porta, eh. Vado a fare una cosa. Ah, tu fai aria. Ah, hai preso l'F14, Zeus. Quindi siamo 3 F18. 4 F18, un 14 e un Harrier, ok. Giusto, siamo in serie. Raga, ma cacchio, ma lo stick del 346 è proprio uguale a quello del... Ah no, cambia il trim che ce l'ha al centro e all'altro a destra. Però... Ah no, gli manca anche un tasto su. No, ce l'ha. Potrebbe essere il prossimo acquisto. Lo stick del 346 direttamente dall'Aeronautica Militare. Io metto l'HMD quasi quasi. Raga, come... non so voi, però qua è diventato più scuro, È completamente buia la cabina, infatti ti volevo chiedere se c'erano le luci. Sì, sulla destra flood lights. Come faccio a vedere? Dove hai tutte le altre luci, console, instrument panel, dove c'è il defog. Sopra il pannellino del clear. Aspetta che lo guardo. Mi sto spaccando il collo, eh. Sulla destra sopra il clear. Ok. Trovato? Sì, adesso un'altra roba. Io ti consiglio poi in volo di spegnerle. Casino che fa l'Harrier, mamma mia. Chiudi il cano più appena possibile. Ma volevo iniziare con da fuori. Ah. Ma ancora no. Ground crew. Change device. No, dai, tengo l'NVG e via. Allora andiamo prima a Poti. Ma se volete andare a far carburante, io e... Chi è che c'ha l'aria? Elmo. Io e Elmo andiamo a Poti. Ma poi mi sa che arriviamo belli assetati, eh. Ok. Marco, confermi 265 la prua? Sì, se volete io ho tirato giù anche le coordinate. Guarda, io ti do un affermativo. Ho preso le coordinate dell'outpost? Ma lì in mezzo, dai, poi dopo col FLIR... dopo le aggiustiamo. Per me va bene. Coordinate di Poti che interessano sono nord 42 11 46. Mamma, io penso meglio se te la mia. Est 41 38 41. Elevazione 16 feet. Ho messo il libro in 6, che è il primo libro che abbiamo. Confermo 42 11 46 41 38 41 elevation 1516. Sì. Ho messo il standby FLIR, così ci portiamo un attimo. Sì, puoi già metterlo su on, così lui si fa tutti i suoi cazzi e tanto siamo per terra, non dovrebbe dargli fastidio. Rimane chiuso. Altre robe da settare, fammi venire in mente. Gli schermi su Night, le contromisure su Bypass, le CM offese, il power, l'RVR, le position le metti al primo step, le formation, poi vediamo in volo, però io le ho messe al secondo. Ok ragazzi, un minuto e ci siamo.
ma anche le position, cioè le formation per adesso le metto al primo. Diminuisco leggermente il bright dell'HUD. Ma qualcuno sa mica dove sono i vari codici di luce? 30 secondi. Vabbè, sto zitto. Ricordiamoci, avevo Will Shock, vedo che l'hai già tolti, bravo Fede. Meglio che lo faccia subito, perché a volte ci mettono 3-4 richieste, no, le hanno tolti. Break check, Fede a posto. E quello per primo, così non rompo le palle a voi. Sì, perché fai un casino. Chi di cappottino? Eh no, perché volevo cominciare la diretta da... Possiamo farlo, devo spegnere, veramente. Spegni. Potremmo già darci le catapulte di allineamento prima di, okay, di uscire. Ah, ragazzi, ci siete? Ci siamo. Da bulldog. Allora, vado con la diretta, ragazzi. Bravo. Vado con la diretta. Pronti? Audio desktop. Zitti tutti un attimo che parto, eh. Ok. E buonasera piloti, buonasera a tutti coloro che si sono collegati in questo momento. Benvenuti, aspetta che tolgo l'immagine del volo. Ed eccoci qui, tolgo anche il conto a rovescio. Perfetto. Benissimo, e spengo qua un attimo ancora questioni tecniche. Allora, benvenuti, e siamo qui sulla nostra bellissima Stennis, anzi no, sulla Supercarrier, dovrebbe essere la Theodore Roosevelt, questa qua, e siamo con un po' di gente perché oggi vogliamo fare appunto un volo che riguarderà appunto il refueling. Ecco, ho fermato tutto, finalmente sono riuscito. Mannaggia miseria. Vabbè, e eccomi qua. Ok, perfetto. Allora, con noi stasera abbiamo Edwan. Ecco, pronto? Non mi sente. Vabbè, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Ecco, qualche problema tecnico, perfetto. Eccoci. Poi, capita. Poi abbiamo Narcos. Ciao ragazzi. Benissimo. Poi abbiamo Bulldog. Ma buonasera. Zeus. Buonasera, piloti. Elmo, buonasera. E io, allora Elmo, dovete sapere che gli ho fatto spegnere l'Harrier perché faceva un casino incredibile, quindi ho dovuto in un certo senso farglielo spegnere, anche perché sennò non ci si riusciva. Che cosa facciamo oggi? Lo dicevo anche prima. Oggi faccio visuale mappa, andremo prima un po' a bombardare qua su Potit, giusto per rimanere sempre un po' allenati, ma soprattutto con questi due KPC-130 e KPC-135 andremo a fare un refueling, un vero e proprio refueling. Quindi insomma è l'alba, sono quasi le 6 del mattino, e quindi andremo a volare in questo modo. Quindi c'è chi ha il target in pod, c'è chi ha invece altri armamenti, insomma alla fine cercheremo di fare questa missione. Ma ripeto, quella che è l'idea è quella di imparare o approfondire il refueling vero e proprio. Faccio una domanda veloce a tutti i nostri amici che sono qui, che volano con me. Avete già fatto qualche prova con il refueling, ragazzi? Poche, di fortune alterne. Fortune alterne, qualche ciucciatina, diciamo così. Sì. E gli altri invece? Io mai fatto refueling in volo. Questo Zeus che vediamo con l'F-14, che è proprio di fronte a me, mentre Elmo invece con il suo meraviglioso, che così mi saluta. Ho fatto, adesso bisognerà riprovare, tra l'altro mi sa che devo fare un riavvio perché come al solito il mio computer ti dà dei problemi. Esatto, quindi vi devo abbandonare. Ok. Va bene. Intanto salutiamo Terminus 000 che dice salve a tutti. Ciao Terminus, benvenuto anche a te. Che dire ancora? Che ovviamente ci si può iscrivere a questo canale, ci si può abbonare se uno ha Amazon Prime, penso che non costi neanche niente, ma soprattutto insomma seguirmi
che si svolazza, chiama, chiede Terminus, faremo dei refueling, mio caro. E, mi sono perso dicendo anche questa cosa, volevo dire questa cosa che è importante. Chiunque può volare con il server Lorair, basta appunto entrare nel Discord e quindi fare parte del gruppo di volo Lorair e quindi fare insieme a me, a noi, questi voletti. Io direi, ragazzi, intanto che albeggia, di entrare in cockpit e cominciare tutte le operazioni di accensione del nostro velivolo. Quindi, ragazzi, siete autorizzati all'accensione. È un po' buio qua, vediamo che... comunque, accendiamo, ragazzi. Procedura di accensione dell'F-18 l'avete già visto fare tante volte. Acceso la più. Intanto, se qualcuno dei ragazzi vuole dire qualcosa, so che c'è molti che volano o prendono lezioni all'interno del gruppo volo Lorair, no? E anche sapere come si trovano, come non si trovano, come va, come non va, mi farebbe molto piacere. Niente, non ho ma risposto. Posso dire io, no, sono Narcos, sono Narcos, e devo dire che da che ho iniziato a fare gli addestramenti con il gruppo Lorair di Discord, poi per carità, però decisamente ho fatto dei grandi salti avanti, quindi a chiunque abbia la passione, la voglia di impratichirsi su un modulo oppure sul volo in generale, io consiglio vivamente di prenderci parte, di trovare l'istruttore più adatto e di darci dentro, insomma. Dillo che non sei stato pagato per dire questo. Assolutamente perché... no, è tutto spontaneo. È importante questa cosa. No, diciamo la filosofia, insomma, qui dentro è quella, insomma, del divertimento, assolutamente. E tanto stavo guardando che non mi si accendono le luci interne dell'aereo, ma come mai? Io il visore notturno non riesco ad attivare. Devi installarlo. Devo installarlo. Accentata Ground Crew F8 setup NVG. Allora, non capisco perché non riesco. Ah. Allora, qui ho tutto acceso. Accentata Ground Crew. Realme Refueling. No. Ok. No, è Change Helmet Mounted Display. Change Helmet Mounted Device, scusa, F8 dovrebbe essere. Eccolo lì. Setup. Punto di taxi. Perché sono un bischero, ecco perché. Ole, adesso sono riuscito. Eccoci qua, ho dato luce. Oh, ecco. Mi ha dato anche un bel po'. Beh, così si vede meglio. Ok, Narcos in taxi. Ci vediamo. Si già in taxi? Sto allineando io e Bulldog sulla catapulta 1 e la catapulta 2, quella di prua. Attendiamo tutti per il decollo. Siamo un po' precoci, sì, siamo un po' precoci. Io sono ancora indietro, ragazzi. Allora, sono ancora all'accensione. Tra l'altro necessita di nuova procedura per quanto riguarda l'accensione di questo nuovo, perché hanno messo a posto questo modulo, dovete sapere, e quindi la procedura è leggermente cambiata, però insomma si fa. Adesso sto controllando gli elettroni, intanto vediamo un attimino che la luce sta arrivando. Vi ricordo di accendere anche chi l'ha montato, ovviamente, il targeting pod. Molto bene. Allora, HSI, e accendiamo anche il motore di destra. Poi ci dovremmo dare anche le coordinate del, per quanto riguarda il TGP, perché ovviamente se no poi ci spariamo addosso e non funziona. Faccio il passaggio sulla supercar e non atterro quando mi servono che decolli, così. Chiamami 30 secondi prima che passi.
Mi raccomando, accendete anche RVR, perché non si sa mai. Accendiamo anche tutte le luci come degli alberi di Natale. Sì. All'intensità bassa, per favore. Perché roba che ci potrebbe sparare c'è, eh? È vero che la missione di training, però siamo in una zona calda. Adesso io abbasso un po' di luci, perché effettivamente ne ho messe un po' tanto. Ecco. Così. Intanto dico ai nostri amici ascoltatori che è possibile, appunto, farmi le domande, perché io oggi le vedo subito. Mi sono organizzato col computer, quindi riesco molto meglio. Allora. Ok, canopi giù. APU off. Ok, e ci sono quasi, ragazzi. Ok, ground crew. Allora, Will Chox, remove. Ok, saluto tutti coloro che si sono collegati in questo momento e benvenuti, appunto. Vi ricordo che è possibile iscriversi al canale e ovviamente anche chi vuole, chi gli va, appunto, così dice, abbonarsi. Bene, ragazzi, io sono pronto a muovere, ditemi voi. Vado? Pronto in cat 1. Ok, allora io... Ok, okay, Zeus, allora io vado in catapulta 1, 2, 3, alla 4, così te mi passi da dietro. E c'è l'altro 18 al parcheggio. L'altro 18 al parcheggio? No, ci sono io davanti a te, mi vedi? E c'è un altro alle 2 ore. Sto per decollare, Un minuto sono lì. Ok. Chi è l'altro 18? Io sono qua vicino alla 1 e alla 2. Ok, intanto io vado avanti. Accendo le luci. Parti insieme a Lorenzo, io parto. Ok, allora mi sposto. Sì. Ok, muovo. Vabbè, sono un bischerone. Ok, perfetto. Adesso ci sono. Sei decollato, Elmo? Affermativo. Ti vedo. Passo sopra... sulla verticale della porta aerei e poi decollo. Ok. Affermativo, Bulldog pronto al lancio. Marcos pronto al lancio. Riusciresti anche tranquillamente a atterrare, secondo me. No, no, saluto. Sono carico. Ah, ok. Ah no, allora no. Lungo e colpirei la catapulta 1-2. Full power. Catapulta 4. Mi sto agganciando. Adesso ci lanciano insieme. Ah, allora questa è bella, come partenza. Poi vi do tutte le prue, eh. Ah, sono già partito. Ok. Ok. Chi può fare la catapulta? Volo in volo. Si catapulti. Ok, la prua per Poti è 095 dalla Roosevelt, 60 miglia nautica. Grande, grandissimo, due che sono decollati laggiù, bellissimo. Okay, faccio il rejoin. Roger. Marco, diminuiamo velocità 90%, 360 in salita 10 gradi. Tra l'altro, vedete che su questa porta aerea ci ho messo anche, aspetta che mi dice, ah, ok, ci ho messo anche gli elicotteri, perché volevo fare vedere che c'è la possibilità anche di prendere l'elicottero. Ok, Marco, spegni le position. Allora, acceso solo le formation. Ok, bene, Zeus che si sta muovendo, perfetto. Faccio una vista da fuori perché penso che sia molto bella. Ok, allora, voi state andando già su Poti o fate dei giri qua e facciamo un rejoin, ragazzi? Come preferite. Se volete andare come volete, ragazzi. Allora, vi consiglio di accendere il targeting pod per chi lo usa. Allora, io non sono agganciato. Position. Negativo. Non mi sono agganciato e forse dovevo richiedere subito il lancio. Ok. No, non sei agganciato. Rifai
Niente, decollo io così. Infatti, avevi pazienza, ma. No, no, non c'è problema. Okay. Diminuiamo un po', va là. Ok. Sì. Giù il muso. Aspetta, Stabilizziamo a 10.000. Sì. Madonna, un'aria. Guardatevi la prua. Siamo con 3.55 adesso. Tra poco viriamo a destra per 0. Ho fatto il grande errore, ho fatto il grande errore. Angel 10 gradi up 300. Okay. Livello 10.000. Ok, decollato ragazzi. Stabilizziamo 300 nodi. Ok, accendo il radar così vi vedo. Ok, 10.000 piedi ora. Ok, bello partire di notte così ragazzi, eh. Hai 10.000 come? In barometrica o c'è quota radar? In barometrica. Allora ragazzi, dove siete? Mi date la vostra prua? Allora, stiamo continuando per prua 356, 10.000 piedi. 356? Pronti a virare a destra. Allora, vi vedo sul radar, 356. Ah, state per virare a destra? Ok. Io faccio quota, che quota siete? Angel 10. La nuova, prua è 110, viriamo a destra tra 3, 2, 1, viriamo a destra per 110. Destra 110. Ok. Vedo le stelle, non vedo... Ecco, no, non vi vedo ancora. Abbiamo solo le formation accese. Ok. Ricordo a tutti i diciottisti di mettere poi l'antiskid on, se no è un casino. Copy. Ok, intanto vediamo un po' se vi locco, se qualcuno si sente loccato. Siete loccati? Negativo. Negativo. Vedrai che se faccio così vi sentite loccati. Allora, aspetta, Sentite loccati? Secondo me sì. Negativo. Pronti a roll out 110. Sono in formazione. Ok. Roll out. Ok, affermativo. Spike. Ok, perfetto. Ero io che ti loccavo. Negativo. Io sono ancora loccato. C'è un Ok, adesso è andato via. Ok, 60 perfetto. Miglia nautiche, correggiamo per 114. Allora, com'è che non vi vedo? Aspetta. 114. 60 miglia nautiche, siamo sull'obiettivo. Elmo, destra o sinistra? Io sto a destra, se tu stai a sinistra. Ok, no, no, per sapere sei dove troppo ti trovi. Centrale. Sei troppo centrale. Allora, sono oltre. Mi? Io. No, gli sto togliendo la ruggine dal missile. Fai veloce però. Sto arrivando a voi. Di fianco a te. Ok, ti vedo. Looks like there's dirt at 7 o'clock. Ok. Io sono andato proprio bello oltre, ma sto arrivando. Ok. Intanto ci sono i tanker lassù che svolazzano anche loro. Hornet, mi raccomando, datalink e IFF. Ci diamo le frequenze per quanto riguarda i laser. No. Per i comandi me praticamente qualcosa, quindi. Ok, io sto sulla... Cosa preferisci te? È uguale. Andiamo 1788, dai. Mamma mia, come si vede forte. Io mi metto in trail, passo in trail ora. Ok, Marco è davanti, eh. Sì, sto in trail con lui. Perfetto. Allora, che laser code vuoi? Ma per me 1688 va più che bene, non ho problemi di missione in qualsiasi caso. Ok, allora, 1688 va bene, io ce l'ho 1688.
metto su Night, effettivamente adesso così è molto meglio. Allora, vediamo un po'. C'è da dire che volare a quest'ora è una di un'epicità unica. Sì. Ok, siamo a 46 miglia dalla costa, quindi dal target. Ok, Maverick, si ricordi di iniziare a scaldarli. Ok, there's dirt, 12 o'clock. Bisognerebbe chiedere agli altri con radar qua se vedono, se riescono a vedermi o mi occulto al 18. No, ti si vede, ti si vede, ti si vede molto vicino. È difficile loccarti perché vedi un bersaglio solo. Vedi uno solo, quindi o locca te o locca lui. Io provo ad andare su Poti. Abbiamo una richiesta per il volo Hornet che è un pochettino più indietro. Se potete provare a loccarci con il radar. Allora, io sto avendo qualche difficoltà, però allora vedo... Provo a loccarvi, allora. Non si vede niente con questo. Mi metto anch'io in trail, vediamo. Vediamo quanti ne vedo. Sì, ma occhio, io sto cercando di... Ok, vi sto puntando, Ti sono appiccicato sotto io. Che succede? Ma io non vedo niente. E sentite qualcosa? Negativo. Marco, stai in autopilota, Sì, sì. Ma ti sei messo sotto adesso? Io sono dietro di te. Sai che c'è l'aereo che... Mamma mia. Aspetta, mi levo, dai. No, no, non so se sei te o è un caso, ma... Vai. Ancora? No, adesso è più calmo. Incredibile. Rimettiti dietro. Era proprio trail. Elmo Fede che faccio una foto che... Allora, io sono a 18.000 piedi. Non so perché, io ma... Io di così non posso, perché se succede qualcosa ti urto. Non è perfetto così. Mi vede malissimo a me, Cioè, sembra che Target Pod prenda un'altra parte. Vi dà anche voi quello stesso problema? Probabilmente non ha ancora caricato la... Ma se vuoi, Lorenzo, ti do le coordinate di Poti. Così no, ma io ci sono su Poti. Da... Ci sono su Poti. Ci sono assolutamente. Il problema è che Targeting Pod sembrerebbe fare quello che gli pare a lui. E vedi che non mi... Che tempo all'arrivo hai? Io sono già su, sono quasi già arrivato. No, ce l'ho con Narcos. 3.40. Oh, adesso sì, chissà dove becca. 28 miglia nautiche. Ragazzi, io c'ho un problema. Me lo danno in un altro punto, ma io... Sto... Ok, Elmo, io apro la formazione a sinistra. Ok, ho ricevuto, io gli sto dietro. Ok. Anzi, io direi che se Narcos mi blocca i bersagli già da lontano, io tiro da qua. Sotto di lui. Va bene. La ricerca del laser dovrebbe essere più veloce. Come preferite voi? Vengo sotto di te, dimmi. Per me è indifferente. Basta che non tocchi nulla. No, dai. Ok, io ho loccato un punto. Chi vuole io posso laserare. Puoi già? Sì. E allora provo l'occhio. Trig. Vado. Stand by. No, no, ho perso... Ho perso l'aggancio perché sono un vischero. Porco cane. Allora, ho perso l'aggancio. Mi confermi 1688? 1688. Marco Edding? Quando vuoi, vedi. Non ho capito, scusa, Buldo, ripeti. Edding? L'Edding è 107. Okay. Devo rifare tutto da capo. Tutto da capo, ragazzi. Comunque io sono su Poti, Che cazzo di coordinate è? Narcos, se vuoi già loccare, io sono pronto. Però io ho il codice 1688, Ricevuto anch'io, vai. Riduco un po'. Ok, Elmo Bulldog ready in caso.
Sei pronto? Affermativo. Okay, mi sposto da te. Guardate che bello, a quest'ora come si vede bene. Lasing. Ricevuto. 15 miglia. Ok. Sono dietro di te. Comunque ragazzi, non lo so, c'ha qualcosa questo targeting pod, eh? Fa quello che gli pare un'altra volta. Succede anche a voi? Ma ieri sera a punto in mare sì. Ok. Cioè è possibile che tutte le volte fanno una cosa e poi le mettono. Sicuro, mi confermi uno 688? Confermo uno 688 laser out. Io ti metto, aspetta, Mark, perché devi mettere su Mark, eh? Sì, sono già in Mark. Giro a destra. Io continuo verso l'obiettivo. Ok. Sto marcando. Obiettivo, mi confermi che è all'interno dell'isola di Botnia? Affermativo, è un veicolo. Stand by. Ok, torniamo. Io adesso vado in su Poti. Ragazzi, grossi problemi. Sono... proviamo a far così. Allora adesso ho messo un mark su Poti, vediamo se mi ce l'ha messo. Ok, bombs away. Non mi trovo nulla, Fede, non so se è perché io ho messo un mark su Poti. Fede, non ho trovato nulla. Nada? Torno indietro. Okay. Poi ricontrolla che sto provando a laserare in un'altra modalità. Allora vado su Stores, attivo questi. Allora 1688 si è detto, eh? Affermativo. Sì, però non laseriamo tutti con lo stesso codice, che non vorrei che va. Vede, vai su 1677. 1677. Okay, obiettivo distrutto. Una triple A. Affermativo, 1677. Laser out. Whoa, I got dirt at 1 o'clock. Okay. Sono ancora quei post bruciatori. Meglio così, non abbiamo un motivo per far carburante. Non vado a spese. Ok. Elmo, sono blind. Resto per tornare indietro io. Grossi problemi con TGP, ragazzi, io, eh. Grossi.
Ma anch'io non vorrei che l'arrivo, perché è un po'... No, non capisco cosa abbia il TGP, c'ha delle robe che non funzionano bene. Adesso provo a andare in, ma prima non vedo niente, secondo... Sono pronto Fede, riproviamo. Lasing on. Sto laserando. Ovviamente non si vede niente, ragazzi. Io non so cosa. Ti avviso che tra un attimo sono blind. Di nuovo. Sto prendendo un po' più di spazio. Sono tra la tanica e la fusoliera con. Trovi qualcosa? Per ora no. Non vede niente, ragazzi. Io non so cosa succeda. Adesso sì. Ok. Ma nel senso che è lo schermo nero, Lorenzo? Sì, ho completamente tutto nero. Adesso okay. Provo. Rifle. Provo a cliccare il Roger. Il quinto tasto a sinistra in basso. Il? È tuo. Il quinto tasto a sinistra in basso, il C, come okay. Si chiama? CCD. CCD. Uguale. Quale tasto a sinistra in basso? Nello schermo dove hai asservito il FLIR. Sì, io lo faccio. Il quinto tasto più in basso. Vedo tutto nero. Vedo tutto nero. Adesso io spero soltanto di, muovendolo, di vedere se riesco a... Cioè, io vedo tanta acqua e basta. Capisci? Colpito. Colpito. Sono pronto per il secondo, quando vuoi. Stand by. Sto accecato dal calore, sto coso. Oh, allora, intanto vedo qualcosa ora. Però non sono nel posto giusto. Cioè, non è lì che io voglio colpire, capisci? Cioè, mi sta puntando in un altro punto. Sta puntando da un'altra parte. Capito? Sì. Mi dici che l'obiettivo si trova da un'altra parte e non è vero. Ah, adesso sì che si è sbloccato. C'era qualcosa che non andava con questo Warrior. Ma okay. Due sono pronto. Stand by che ho tutto il FLIR accecato dalla visuale termica tutta accecata. Ok, Narcos, 10 secondi lo sgancio. Ok, quando voi ci sono. Aspetta. Ok, allora. Stand by, stand by. Ho una tanica di mezzo. Ok, codice 1688 pronto anche per me. Proviamo a vedere, ho messo Mark, quindi dovrei riuscire a ad aiutarti. Ok, ci sono quando vuoi. Laser out. Laser glazing. Looks like there's dirt at 4 o'clock. Yeah, I got some dirt at 5 o'clock. Ce l'ho. Ok, bersaglio colpito. Okay. Rifle. Missile fuori. È tuo. Ok. Dimmi quando hai colpito e sei pronto a colpire nuovamente. Elmo. Sono su 1677 in questo momento. Ah, ok. Se mi confermi l'1688 ci passo. Sì, 1688 quando vuoi. Pronto. Sì, sì, ci sei? Impact. Ok, obiettivo distrutto. Quando vuoi.
quando vuoi, lasing. No! Ho reschiacciato quello sbagliato. Porca di quella miseria. Cosa faccio? Aborto. Sbaglio. Faccio. 67, scusami. Faccio sempre confusione con. Ready. Il... Sono di nuovo con te. Quando vuoi. Ed è ready quando vuoi. Io ci sono. Vai. Lasing. Ok. Ce l'ho. Ok. Vado. Spero di riuscire a tenerlo. Rifle è tuo. 7 miglia. 6 miglia, scusami, perdono. È tuo. È un po' un bordello. Mi riposiziono. Hai già tirato, vero? Affermativo. 20 secondi dall'impatto. Abbiamo manovra da non fare. È andato blind adesso. Continua dritto, vero lui? No, segue. Va. Sì, in teoria sì, ma no, non segue più il laser. Sto facendo una manovra da arresto. Ho visto qualcosa nell'acqua. È il mio Maverick. Merda, colpa mia. Sono pronto. Grandi ragazzi, già fatto il refueling. No, ancora no, squeezy, non l'abbiamo ancora fatto il refueling. Adesso ci andiamo in modalità refueling. Sì. Ho un ultimo Maverick. Sì? Affermativo. Sono pronto. Quando volete. Bulldog out. Ok, vado in ricerca. Mi viene che aspetti qualcun altro perché io non sono assolutamente in posizione per il laser. Nemmeno io. Vabbè, rigiro ancora. Mi ci sto. Riesci a aspettare 5 secondi? Sì, faccio un 360. Vai, io ci sono. Una volta. Ho fatto un 40, altro che. Vai. Vai, laser fuori, tutto tuo. Ok, BTR colpito. Con l'ultima J-Dam. Vediamo se mi ha beccato. Cazzo, mi ha colpito il mio target. Ci credo, nessuna posizione. Non riesco a capire perché target in pod non mi va sul punto. Ok, che sono pronto. Sto laserando. Ok, devo fare una manovra esagerata. Stand by 30 secondi. I got dirt at 10 o'clock. And dirt 5 o'clock. Mantieni, eh? Sto mantenendo. Quando tiro 10 secondi dovrebbe impattare perché sono abbastanza. Ok, perfetto. Preso, ce l'ho. Rifle, missile fuori, tuo. Ok, lo vedo. Boom. Vito. Perfetto. Tiro i due antiradar e torno indietro. Perché Cappero fa così? Non mi va sul bersaglio, ragazzi. Hai provato weapon designate dal target? Dalle coordinate? No. Però c'è. Ci doveva andare, ci deve andare, capito? Aspetta che do un occhio alla stream. Così.
Allora, cerchiamo di capire dove sta puntando. Lore, fai una cosa. Dagli il weapon designate, poi fai l'undesignate button. Allora, del targeting. L'undesignate è questo qua. E poi dagli di nuovo il weapon designate. Allora. È un bordello, lo so. Allora. Che ha fatto? Allora. Così è designate. Accidenti. Guarda che non si muove più. Guarda che non si muove più. Ok, ultimo J-Dam. Sganciata, vediamo. Io ho finito le munizioni. Almeno sapessi dove sto puntando. Ok, we got dirt at 3 o'clock. Ok, preso. Oh, sono sul fiume. Allora, vediamo se riesco a capire dove sto puntando. 2 ore che giro come un cretino. Intanto vediamo se i nostri amici. Ciao a tutti, Mauro. Ciao Mauro. Allora, vediamo un po'. Se capisco dove sono. Bulldog going in. Se solo capissi dove sto guardando. Bulldog, 4 munizioni fuori. Mi vede dove vuole lui. Vabbè, ho capito, dai. Ma Lorenzo, hai problemi di visibilità o di... No, è targeting pod che non mi... Anche a me ogni tanto andava, probabilmente contro il sole andava in blackout, non vedevo più niente. Sì, guarda, probabilmente ce l'hai in visione termica e con tutti i falò che abbiamo acceso là sotto facendo saltare per aria la roba. Quello è vero. Perché tipo, quando ha tirato il primo Maverick Elmo, sì. Basta, io ho visto tutto verde. E anch'io dopo proprio... facevo fatica a zoomare da molto più in alto. Ok, 4 munizioni fuori, faccio blu su blu. Chi è quel pazzo che ha fatto il gun run? Ah, ragazzi, io ho 4000 libbre di carburante. E sono io. Non riesco a settare il laser qua per sparare, non sto combattendo. Allora ho detto ci do una rafficata. E ho tirato le cluster, ho detto basta, l'ho preso. Ho fatto anche lui. Ok, Bulldog deve andare a ciucciare un po' dal tanker. Anch'io. Ricordiamo anch'io. Che è 27 X-ray il Takan. Allora andiamo su cos'era? Arco? Non dovrebbe essere Texaco. Il KC 130. Ok. Collo diretto. Anch'io. Allora, abbiamo detto che Takan 27 X-ray 18.000 piedi. Aria. Abbiamo detto 27. Enter. Bene, faremo il rifornimento con l'aereo sbilanciato. Sì. Takan.
E vabbè, niente, è così. Ok, 18.000 piedi, il tanker. Copi 18.000. Si trova a 60. Io ce l'ho a 69 miglia. Ok, dove siete voi? Io sono in uscita dal Golfo di Poti. Anch'io. Sono per prova 160. Ok, ok. Quindi in pratica siamo di fianco, noi due. Ok. Leggermente più avanti di te. Sono tra Edwan e te. Inizio la salita per portarmi alla quota tanker 18.000. Ok. Me lo dà per prua 191, 49 miglia nautiche. Sei molto più avanti, sono 58. Ho risultato la quota. Mettiamo il radar, vediamo un po'. Mi raccomando, poi radar standby, che sennò abbiamo delle patatine fritte sul tanker. Ok, non lo vedo ancora, però vedo voi che state andando. Quanto carburante avete? Allora io 8 e 9. Io 3 e 9. Allora diamo la precedenza a Lorenzo. Vabbè, ma io sono più lontano. Lore, ma non hai i post-bruciatori accesi? 10 miliardi. Prima ce li avevo accesi. Ah, ecco. Adesso non più. Il primo che incontriamo è il KC-135. 20.000 e dopo 18.000 c'è il nostro. Sono più alto, devo abbassarmi un po'. Ce l'ho a 43 miglia, voi? 30.7. 40. Dovrei cominciare a vederlo sul radar adesso. Voi siete tutti davanti a me. Ricordo ai nostri amici ascoltatori che mercoledì invece faremo la diretta su Fly Simulator 2020 per l'altra tappa, la tappa numero 6, se non sbaglio. Penso che andremo verso l'Aquila, quindi torneremo leggermente più a nord. Intanto il tanker dovrebbe essere questo qui. E infatti questo qua, mi sono anche alzato. Chi è che ha fatto una virata spaventosa così? Sono io, sto facendo cose pericolose, Lorenzo, dimmi, perché vedo che fai dei giri pindarici, sei passato tipo da 20 piedi. sì, è perché ho visto il tanker e... 30.000 piedi, perché... Sì, erano 30.000, esatto, sì. Ma non so se quello ti rifornisce, stai seguendo il 135? Arco? No, Texaco questo? Il nostro è Texaco. Devi andare su Texaco. Quello lì per il 16 è... Ah, ok, Texaco, allora chissà se... Cioè, ti dico, volendo impegnarti... Okay. Volendo impegnarti ce la fai anche da quello, ma... Non ho settato bene il Takan, quindi... Vediamo se riesco... Allora. Vi ricordo la frequenza del nostro tanker è 325.5. 325. Grazie. Comunque non so se sono io...
ma dà dei problemi questo request rejoin. 20 miglia io sono. Sono a 12. 327.500? 325.5. Ok, grazie. Okay. Velocità indicata 210, quota 18.000. 210. Okay. A me mi ha dato home fuel, eh? Sei messo malino. Devi andare prima te, Lorenzo. Sì, sono a 14 miglia, però. Tu li vieni da noi, lo vedo già visivamente io. E allora dai, impaccati, poi quando arrivo vediamo. Anche perché vederlo olfattivamente è un po' difficile. Sì, lo vedo un po' olfattivamente, effettivamente. Sento odore di tanker, eccolo lì, lo vedo. Sono in visual. Carburante. Ce l'ho in visual, signori. In visual, 10 miglia, in avvicinamento. Sembra la mille miglia. Chi è più veloce ad arrivare al tank? Sì, stiamo andando tutti. Le luci accese per caso, nostro amico? Dovrebbe. Vedendolo da qua penso di sì. Che non lo vedo. Sapete che per arrivare su di lui basta mettere il velocivettor davanti alla sua prua e voi dovete arrivare su di lui subito. Sto riducendo la velocità. Chi è che è ancora su in alta quota allora? 3 miglia, no, io sono davanti al tanker, 3 miglia davanti a me. Allora dai, vengo in formazione con te. No, ma sto scendendo perché sono messo malissimo col carburante. Beh, vieni qua. Sono sopra, sono a 30.000, sono arrivato alto io. Se no non ce la facevo il carburante. Ok, io sono tanker in visual. Se non ci sono problemi, ragazzi, io vado in refuel visto che ho 2.900 libbre. Bingo fuel. Ok, ho tirato fuori probe. Quante mosche attorno a questa torta? Sono pronto io. Io sono a 3-9, ditemi poi voi, ragazzi. Beh, ho visto, mi è passato davanti alla velocità della luce l'Harrier. Acceso adesso le luci il tanker. Stai fermo. Ok, accendiamo magari le position, allora, così Elmo. Ci si vede anche tra di noi. Elmo, sì, io chiedo il refueling. Dove sei? Vai. Quali prendo? Vai. Vai su quello di destra o quello di sinistra? E lui dà per primo sinistro, quindi ormai mi darà il sinistro. Mi metto in formazione di attesa sulla sinistra. Ok, io vado a destra allora, Quanta è la velocità? 210. Marco, posizione? Sono leggermente versuttato a sinistra. Ok, ti vedo. Adesso mi metto in posizione di attesa. Io mi sto avvicinando. 0,3 miglia. Riduco. Power. Sì. Io ho dovuto rallentare parecchio. No, porca bestia. Sarà dura, eh. Anche per me, Elmo. Lore, ti consiglio di buttare giù i flap a metà. Visto come? Flap a metà, visto che hai anche sotto il carico. Hai ragione. Se no stai davvero col muso molto
un angolo d'attacco molto elevato. Anche, vedi, con i flap su adesso mi devo rimettere. Non si può fare due aerei alla volta, vero? Sì, in teoria lui stende due Sì. basket. Ci sto arrivando. Ah, ok, no, perché non l'ho mai visto fare, allora non. Sensibile. Ok, sto rifornendo io a sinistra. Elvan, sono sopra di te. Ok, mi sta facendo uscire il probe. È che io non ci riesco con i flap su. Ok, attimi concitati. Matteo, uscita del tanker? 2-1-0. Io leggo 2-1-5, sono a fianco 2 per ricornare. Ok, sta arrivando. Niente, tutto da rifare. Piano, piano. Bravo. Ok, ho rifornito io. Allora Aperto. vengo lì a destra io, perché a sinistra riesco male. Ok, però mi sposto sull'ala destra in posizione, Aspetta che c'ho io. spostandolo sotto. Attenzione. Oddio, oddio. Ok, mi metto in attesa destra. Ecco, perché io fino a quando metti dietro fuori quello lì. Mamma mia, se non lo fai spesso perdi proprio la mano, è difficilissimo. Veramente. Bulldog va a bere. Mancato, ma per un cirillino è proprio quello. Se non sei più abituato, sta virando. Bravo. Io è tanto che non lo faccio. Chi è l'ultimo della fila dopo me, prima di me? Bulldog? Bulldog sta già rifornendo di fianco a Lorenzo. Secondo me lo facciamo insieme. Intanto Ciao Marco. Se qualcuno serve subito fuel, mi stacco. No, no, ma io sono a posto per ora 3003, quindi. Marco, come sei messo? Dovete fare un Ah, io ne movimento, faccio. mettetevi a sinistra del tanker, ok? Nella posizione simmetrica dove sono io in questo momento, Sì. Io Giuliano. sono arrivato troppo veloce. L'ho tenuto per un po', ma stavo traballando come un matto. Ricevuto, ragazzi, dietro. Sì, ricevuto. Sì, arrivo Dovete stare in avanti. formazione lato sinistro del tanker.
Così quando si libera, quello più interno entra, va a fare rifornimento per la libra. Quello che ha fatto rifornimento si stacca e passa sul lato destro, simmetrico. Ok. Udo che ha finito. Dualè. Mi sto muovendo troppo. Accidenti. Vai Edvan, che tu sei qui molto meno. Allora, scusate ragazzi, ci devo ripigliare la mano. Vai, vai, tranquillo, tanto io non ho problemi. Ti sto sverniciando il sidearm. Così io non mi muovo, guarda. In autostrada. Che sudata, ragazzi. Io vado bene qua, ragazzi. Vai pure. Aspetta. Sotto tu, Edman. Puoi Elmo sbuccio a sinistra. Andare a rifornire sulla basket di destra. Vado a destra? Sì, sì, puoi andare a rifornire nel basket di destra. Se vuoi, ok, allora sposto, virata a destra, eh. Dopo faccio un'altra ciucciatina, quindi visto che sono senza taniche. Ok, mi avvicino allora al allora mia, un attimo a FK, un attimino solo. Ah, ma abbiamo sotto la porta aerei. Sì. Quasi quasi faccio prima. Signori Bulldog va sulla porta aerei per riarmare. Tanto che ci siamo. Ma anch'io avrei carburante sufficiente per. Eccoci, scusate, ho dovuto aprire la porta nel momento ideale, diciamo. Marco, facciamo un bel atterraggio carichi. Sempre bene. Sì, è corretto. Sì, è proprio sotto di noi, la vedi. CLS 20. Io mi sto muovendo, che è una roba brutta. Sto muovendo troppo. Bulldog in finale su la Roosevelt, sulla Stennis, chiedo scusa. Oh, mi si è staccato a 9000. Ti darò green deck. Ok, sì, dovresti farcela. Ci si perde la mano, che è una bellezza, ragazzi. Sono al 9. Chi è? Mi dite come siete messi col carburante, che eventualmente mi sposto? No, no, io sono messo benissimo, Lorenzo. Grindac. Sì, andare a atterrare sulla porta di Reggio. 6 a 8. Sono in catapulta. Grazie. 1. Vai, 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 tranquillo.
come lo manco proprio così bene. Bella domanda, non lo so, non mi segna nulla. Quando guardo il basket non ce la faccio. Ma voi state atterrando sulla Stennis? Sulla... Però il carburante l'abbiamo fatto sul tanker. Power, power, power. Povera lenta. Niente. Arriva in mare, mi sa. Ah, ma sei in emergenza? Vuoi provare qua? Io c'ho 2007. No, no, io ne ho molti di più. Chi è 2007? Io sono 2007. Vuoi provare qui? No, no, io sono sto messo bene, nel senso che stavo prendendo benzina, ma se c'è qualcuno che ne ha meno... No, 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 assolutamente. Capito. Io sono quello che ne ha di più di tutti. È per quello che mi sono messo in coda tutti io. A parte che ora che rifornisco io farò il giro del mondo il tanker. Velocità 10 nodi. Infatti, visto in diretta, da suicidio. Infatti ho detto in mare. C'è anche meno. Che sudata. Tanto non ci serve. No, no, infatti, andavi giù pian pianino. Bulldog FK a 2 minuti, arrivo. Niente. Mamma mia, ragazzi. È snervante. È snervante, sì. No, ti capisco benissimo. Io me ne esce uno ogni 7-8 dei rifornimenti. Ma ci sono, eh. Solo che, ripeto, delle giornate. Mi allontano un attimo perché se non ci arrivi bene, vedi. Sì, quando vedi che comincia ad andare su e giù, su e giù, su e giù, è che oggi sto dando troppa manetta nei momenti sbagliati. Quindi adesso provo ad arrivarci piano. Vedi, allora. L'avevo beccato, l'ho distaccato. Mamma che sudata. Adesso comunque provo a fare l'ultimo avvicinamento. Se non mi viene, vado, ritorno su Poti e poi dopo atterro. Ci sono dei giorni che ti viene tutto. E dei giorni che non ti viene proprio un bel niente. Ma come stai a carburante, Lorenzo? No, ce n'ho 9.000. Sono riuscito, Sono riuscito a prenderlo, però volevo fare piano piano, visto che sono pieno di ordigni. Certo. Bravo. A posto come carburante, sì, però mi piaceva essere bello pieno. C'è chi?
No! La virata ora è proprio ideale. Da virare, ragazzi. Va bene, dai, andiamo su poti. Andiamo su poti. Ok, provo a entrare in giro. Basta, basta. C'è proprio ora. Abbiamo proprio anche proprio il sole davanti, ragazzi. Abbiamo fatto tanta strada. Ma vediamo dove siamo. Allora, Babusciara. Allora. Quaranta, venti, dieci, cinque, 160, 180. 40, quindi devo andare un po' più giù così. Ok, adesso proviamo a vedere se mi rifunziona il FLIR. Allora. Ground mod FLIR, adesso sì. Sto a sinistra. Ah, ma tu sei sempre qua? Sì, ero lì a provare a rifornire, mamma mia. Ah, scusa, che ok, perché non pensavo di essere rimasto solo, ok. No, no, è rientrato. Ok, io okay. Provo. Era il primo libro che avevo. Andesi. Adesso faccio una cosa. Mi ole. Non so perché il FLIR mi sta facendo veramente. Sempre lui di mezzo, sono, era l'ultimo della coda. Aspetta che prima arrivo negli alloggi. Sì, infatti. Però è come se non prendesse bene il punto. Un affermativo, pensavo, non t'ho visto così di sfuggito, ho guardato. Ah, mi ha bruciato tutto, bravo. Allora, poti dove... Ah, io sono con 2GB10, uno per ogni fa... Sì, per le fabbriche ce l'ho su. Così gli tiro su postone e via. Allora, non vedo poti, non lo vedo, non lo vedo, non lo voglio vedere. Not timed out. Bello, eh? Tanto Bulldog fa merenda. Bravo. Che mangiare è importante. Ma mangia grissini, non è che mangio. Però... non c'è corrispondenza su dove punta il TGP e dove... E le coordinate inserite. Sì, 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 è sì. Giusto perché... Oh, ce l'ho girata, sto vedendo.
Non sono con lo stesso formato. Sono simili ma non con lo stesso formato. No, però, cioè, se io punto con il radar di terra, dovrei vedere quel punto. Non so se mi sono spiegato. Ok, cioè sul TGP dovrei vedere quel punto. Non lo vedo. Capito? Allora, vedi, mi dice che sono in un altro punto. Vediamo se muovendosi così. Allora, adesso provo a fare una cosina. Provo a basarmi invece sulle su questo. Allora, sto andando. Sì. Anch'io. Ok. Autopilot. Alt. Allora, provo a fare... Lo provo, voglio provare a farlo. Dai, che forse ci sono. Olè. Adesso sì. Uno 677. Allora, io faccio 1688. Qualcun altro c'ha 1688? Io provo a beccare. Elmo, io sto salendo, per la GBU10. Allora. Più 12 quantity 1 cc la mod. Ma praticamente ho fatto il 98% del carburante. Guarda che forte. Comunque siamo in 9 nel server. Sì. Come mai? Vedi che lui mi sta dando, cioè io ho forse perché aspetta, cosa fa? Che tanker? Mica che virata ha fatto? Impazzito. Beh, io comunque sono riuscito a rifornire, ragazzi. Ho 10.000. Io stand by che non vedo una cipolla. Ok, ritraggo il probe, vengo sulla porta aerei a riarmare. Allora, dove sono finito? Lasing. Ma guarda. No. Forte. Poi ti dovevamo prima, aspetta. Lo so, sto disegnando là. No, fai veloce perché sennò ci passo sopra. Devo sganciare anche le mie belle GBU10. No, ragazzi, non le vuol sapere. Cioè, non le vuol sapere. Adesso Lore, guarda, faccio laser designate per Elmo. No, ma non... Tiro le mie GBU10 e poi guardo dalla live se posso darti una zampa. Non capisco, ma non capisco proprio perché, eh. Ah, che le coordinate del punto e le coordinate del FLIR siano sbagliate, cioè siano diverse. No, ma proprio, cioè, anche la bomba, me la fa sganciare
cioè non su quel punto lì, da un'altra parte, capito? Cioè non... boh. Io sono a 90 secondi, Adesso spento. Può andare in, ma non è questo. 44, sono 7 miglia dal target, eh? Ok, io ho 70 secondi, Vedi? Mi dà proprio un'altra cosa, mi dà un altro punto. Proprio è un mistero, guarda. Ma con le GPU 12? Sì, mi dà un altro punto, cioè mi dà un altro punto. Cioè non te... Io so... Ah. Ok. Holding. Adesso provo ad andare in, vediamo cosa mi dice. Ecco, voi avete beccato la stessa cosa che volevo beccare io, ma va bene, adesso se almeno me lo lasciasse andare. Hai fatto tu, Elmo? Cazzo. AGM84D. Ok, Arcos in finale. Ok, sto laserando. Per dire, io posso sganciare. Negativo, negativo, negativo. Abort, abort. Cioè, io ho sganciato, per esempio, no? Però non sono sicuro di riuscire a prenderlo, perché tutto il CCIP me lo dà in un altro punto, capisci? Voglio dire. Elmo è un bordello da questa quota. O lo fai in distanza. No, è spento, è cieco. Vedi che sta prendendo in un altro punto. A caso, proprio, nell'acqua. Ma... Vai. Non so perché faccia così. Non ho più paio di idea perché fa così. È proprio tutta un'altra parte. Anzi, tu stai provando a laserarle le bombe, allora? Sì. Anche ho avuto qualche problema in noia. È un bug. No, è un po' complicata la storia. Non è come sulla 10 o come sull'Arrier. D'accordo, però, cioè, doveva andare, capito? Cioè, doveva andare. Io quasi quasi li rilascio. Elmo, a che punto sei? Uno, sei, sette, sette. Perché io l'ho lanciata una, però va dove gli pare a lui. Vuol dire che non acquisisce il laser. No, ma non acquisisce neanche il CCP. Elmo, negativo. Capito, non vedi neanche i CCP. No, io sono accecato dalla panica. Di fuel? Bella domanda, sto girando su me stesso. Elmo, 1688, ti provo a laserare un punto io, vediamo se... Allora, un attimo... Ok, io ragazzi sto atterrando sulla porta aerea perché purtroppo non il tanker se n'è andato. Ok, lasing. No, ardaglie. Ho sbagliato il lasing un'altra volta. Niente, no. Porco cane. È incredibile. Lascio di mezzo la tanica. Mo sgancio la tanica. Ma non è così semplice. Non ho il targeting pod sotto, ce l'ho di fianco. Ora fa una cosa. Ma poi ho la tanica. Ce l'ho sulla fusoliera. Vai.
laserando, non so per quanto. No, ma non funziona bene questo. Questo basta, si è rotto. Dunque, qual è? Allora, 71x, giusto? Massa rapido. Beato. Sai che 30 secondi non ce li ha. Ok, riarmo. Boom. No, sì, aspetta che mi allontano. Se lo faccio da lontano funziona, perché ho un botto di tempo e tranquillità. Sì. Esattamente. 1x. Io stavolta metto solo una tanica. E metto 4 Maverick stavolta. Intanto salutiamo anche Arrow che ci saluta. Ciao Arrow. Arrow, vieni con noi. Allora, io sto andando sul supercarri. Io mi sto allontanando, sono tutte 10.000. Tanto fammi tirare anche le due cavolo di 2D10. Sono peso per niente. Sono 200 quintali. Negativo. Negativo, io sto per partire dalla carrier. Non ho capito perché ho avuto tutti questi problemi qua col targeting pod, proprio non capisco. È come se non avesse, non fosse allineato quello che vede con le coordinate. Ma quello è giusto allora, perché le coordinate che ti abbiamo dato noi. No, ma non le ho inserite, io ho fatto che vedevo. Loccavo il punto, ma lui, sai, sull'HUD mi dava che il punto era tutto a destra quando ce l'avevo invece di prua. Capito? Ah, è quella che ho ittato io. Chi è Stardust? Chi è Stardust? E poi c'è Witch. C'è un sacco di gente dentro, ragazzi, in questo momento. Sì, adesso siamo in 9, appunto. Bene, bene, bene. Intanto salutiamo qualcun altro. Allora faccio... Allora. Allora, Squeezy dice, ragazzi, come se la cava l'Harrier in A2A? Mi ha sempre affascinato come modulo. Se vuoi dire qualcosa... Ah, certo. Sì.
Bene, ma infatti è così. Quindi in media per quali task si utilizza? Chiede ancora Squeezy. Diciamo che è come un A10 più veloce. Mi sa che devi rifare tutto il discorso perché c'è la pubblicità. Lore, guarda la mia Sì. GPU 10 dove è andata. Il tuo? In mare. La mia GPU 10. Che era Aspetta. in mare andata. Ecco, con la 10 ma non ci si ritrova. Non ho sentito. Sì, devi ripeterlo. Allora, io sto andando verso la Super Carrier. Io sono in decollo dalla catapulta 2. Aspetta un attimo che 7 secondi mi sa. Negativo. Sto tribunando un attimo Prova con a ridirlo perché secondo me Squeezy. No, lui dice è come la 10, però siamo rimasti un pochino più veloci. porta meno armamento. Sì, il riprende i tuoi punti di riferimento fondamentalmente. Te ne dà. Ok, intanto io sono sulla Super Carrier. Allora, radar altimetro on, hook giù. Io sono... sto tornando, eh. Oh, tiro la GPU 10 e poi torno a casa. Ancora? No, no. 1677. Anch'io, ce n'ho solo una di GPU 10. Ok, intanto io sono
in atterraggio sulla Roosevelt. Ok, sono appena ridecollato. Sto Quindi volando con questo pilota che è un po' pesantino, è libera la Roosevelt, sì? è libera. Ok, vai, blazing 1676. Ci sono ancora bersagli a Poti? Due aerei in arrivo sulla portaerei, confermi? Sì, ci sono io. Oh, c'è un altro che sta atterrando. Io ne vedo due, ragazzi, in questo momento. Hai trovato? E allora devo fare abort. Sì. C'è un Allora. aereo, il primo non so chi è, evidentemente ce l'hai in coda, allora. Ok, niente, io sono in secondo, quindi niente, io lo lascio andare. Lo lascio Tu andare e sei dietro? sono dietro, ma adesso gli faccio un passaggio a sto punto perché non posso. Ok. Aia. È caduto? Il cavo l'ha preso, però è diciamo in fiamme. È in fiamme sulla portaerei? È in fiamme, fortunatamente è proprio sul bordo della portaerei. Dai, sto laserando da prima Ok. io. Hai. No, sono fermo io. No, io sono fermo. Sono un veicolo. Buona. Intanto Squeezy ti ringrazia per le spiegazioni che hai fatto e io niente, sono. C'è anche il mio aereo che sta impazzendo un po', sta facendo. Continuando a correggere. Ok, anch'io sono in finale, eh? Cioè in finale. Adesso vado in sulla portaerei. Sono in sulla portaerei. Io sono a 28 miglia da Poti, ho montato 4 Maverick, vediamo cosa mi hanno lasciato i ragazzi. No, Ah, c'è ancora un bel po' di roba. ci sono delle esplosioni. Chi è che ha tirato quello fuori? Zeus, Zeus. Ah, va. E Dice Zeus. bombardamento a tappeto. Zeus quando arriva, Infatti, arriva, eh. mi sa che ha fatto fuori tutto in realtà. c'è più niente. No, non riesce. Ma vedo Ok, in un'antenna. finale io sono a portare. Ok. Sono in finale sulla porta. Ok, no, non l'ho preso, non l'ho preso, niente, quando le giornate non vanno, non vanno, Davvero, cioè, davvero.
arrivato piatto. Presente quando ci arrivi piatto? Ok, arrivato in. Quanto tempo fai fatica a tirare lì? E non fai fatica a tirare sulla porta. Più stretta. Sì, ci sono ancora un paio di BTR 60 sicuramente. E Zeus te ne ha lasciato uno, eh. Preciso un paio. Pulite, pulite. Oh, adesso sì. Adesso sì. Ok, sono in finale, eh? Sono in finale. Preciso. Davvero non è rimasto più niente. Mi sentite? Sì. Ma non ci credo. Arrivo sempre piano. Arrivo sempre piano. Arrivo sempre piano. Rifle. Marcos, tu che hai una bella voce, mi senti? Ti sento molto bene. Ci sentiamo forte e chiaro. Questa era una, chiaramente una vanzi. Vediamo se becca. Allora, Simo 162 si è appena abbonato e di questo ti ringrazio, Simo. Ok, un BTR è andato. Allora. Basta agganciare il target vicino al mio, Ok, allora ci riprovo. Riprovoci ancora Sam. Allora, la quota è giusta, ci arrivo sempre giusto. Ma si vede. Sei inbound, anch'io. Stringo, 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 stringo. Ok, io sono in finale. L'altro BTR mi sa che l'ha preso Zeus. No, sto su una stazione della vita. Ah, ok. Sei un po' più a nord? Ok, laser pin. Adesso ci do una botta. Che bella GB10 come viene giù dalla dritta. Che la Marco, quota è ricordati giù. la GB10. Vedete che sono in virata. Dai che ci do una bella botta.
Dai che ci do una bella botta. Poi li devo cercare tra le macerie. Se vuoi c'ho un cargo. No, dai, non ci credo, non ci credo. Come mai non riesco a atterrare oggi? Ancora niente perché non sono riuscito in questo passaggio. Fammi vedere visivamente, va. Una virata. Vedi dove sono gli hangar? Sono tre hangar allineati in fiamme. Ok. Leggermente verso il mare. Tra la colonna di hangar e la colonna di case. Ah sì, è un bunker. Beh, ma il bunker non ho un'allarma corretta. No, di questo riesci, se no torno indietro. Ragazzi, io vi ringrazio. No, noi ringraziamo te. Ciao, la prossima volta io atterro e poi dopo smetto perché è tarduccio. Se ci riesco, se non ci riesco mi butto nell'acqua, vedrai che poi non atterrato qua a fine. Poi te recupero. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, anche a te. Ciao. Infatti sto. Ma c'è una specie di outpost qua, eh? C'è un tendaggio. Sono perfetto, tutte le volte sono preciso. Ma non a te. Ok, quello a nord l'ho ripulito completamente. Allora, io così sono perfetto adesso. Velocità? 171 nodi. È un po' veloce. Riduco. La full. No. No, dai, basta, è venuto per terra. Basta, ho finito. Ci arrivo sempre troppo piatto. Basta, ho finito. Perché sei troppo veloce, allora. Mi sono tu. Sono arrivato lungo, vero? Eppure la quota era giusta. Va bene, io saluto tutti quanti hanno partecipato oggi, saluto le persone a casa, spero che si siano divertite come mi sono divertito io e niente, buonasera a tutti, salutiamo. Ciao. Coloro che sono rimasti, cioè Elmo, Zeus, Bulldog, giusto? Sì. Ewan. E salutiamo anche Kutex che è in questo momento qua, che ci ha salutato. Happy Landings a tutti e live. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Allora, oggi è andata decisamente male. Senso vuol dire male? Cioè, non sono riuscito a fare niente. Finita la live, eh? Ragazzi, mi sentite? Forte e chiaro. La live è finita, è andata veramente male, porco cane. Vabbè, pazienza, so perché, ma porca miseria, non mi dava il punto giusto, ragazzi. Non vai bene col crepuscolo. No, mannaggia, però assurdo. Allora dopo riguardo la live. Guarda, non so cosa sia successo, prendevo un altro punto, prendeva così. E siccome stanno arrivando anche i miei suoceri qui a casa, io vi saluto prima che non faccia la figura di quello che... Ma che stai facendo? E quindi... così. Tanto saluto Arrow che è entrato adesso, che però non lo sento. Va bene ragazzi, ciao ragazzi, grazie intanto. Ci sentiamo prestissimo. Ciao Lorenzo, ciao. Ciao. Io vorrei il GI.